Ciao da Luci! Oggi, come avrete visto dall'anteprima, andremo a fare questo bellissimo porta post-it, che è una carinissima idea regalo per Natale. Diciamo che a tutti fa comodo avere eh, i bigliettini sparsi per casa dove poter eh, scrivere all'occorrenza quello che si vuole. Eh, io ho trovato anche, o perlomeno io e la Puccia abbiamo trovato anche il perfetto, um, i perfetti post-it um, della misura giusta, vedete che sono perfetti, ecco qua. In realtà non sono post-it, sono bigliettini perché non sono quelli che si incollano, ma sono quelli uh, semplicemente uniti con la banda. Di colla, vedete? Io addirittura l'ho ho fatto dell'altezza giusta. Possiamo farlo anche solo più bassino in modo che i posti escano tranquillamente. Comunque si riesce tranquillamente a prenderli una volta uh, che si scende col blocco in questo modo. E quindi io lo regalerò così proprio con, uh, come bigliettino. Quindi, tantissimi auguri di un sereno Natale e eh, è quello che auguro a voi. Il fondo in questo caso l'ho usato, preso da intrecci preziosi ed in pelle, è pelle argentata e avevo usato un cordino che avevo in casa. Invece adesso andremo a fare ciò, quindi vi do la lista dei materiali. Allora, di cordino non ne serve tantissimo perché comunque eh, è veramente un progettino piccolo. Andremo a usare in questo caso questo fondo quadrato, sempre in pelle, sempre in trecci preziosi, un uncinetto del 3,5, un filato, ripeto, eh, io ho questo che dopo vi scrivo in descrizione qual è, perché in questo momento non mi viene in mente, che è abbastanza spesso di modo che poi quando dovrete indurirlo non sarà necessario chissà quale tipo di indurimento. Una colla per indurire a vostra scelta, quella con cui vi trovate meglio e ovviamente poi in descrizione vi lascerò anche il link di questi, ehm, questi bigliettini che sono, vedete, della misura giusta perché sono 10x10. Quindi sono esattamente della stessa misura perché io avevo provato anche a inserire questi, però vedete rimangono un pochino larghi per carità, non sta male anche perché volendo poi ci si può appoggiare la penna a fianco per avere tutto a disposizione, però se volete una cosa a misura questi diciamo sono quelli perfetti, io li ho presi su Amazon ad un costo veramente bassissimo, infatti ne avevo presi più di un blocchetto. Perché così eh, potevo fare più regalini. Quindi direi che ora, avendo tutto, eh, tutta la lista dei materiali, eh, possiamo partire con il tutorial. Quindi prendiamo il nostro uncinetto, io, in questo caso, numero 3, eh, perché il mio filato è eh, numero 3 e mezzo, scusate, perché il mio filato è leggermente più grosso. Voi ovviamente userete un filato. Ed un uncinetto idonei. Quindi partiamo inserendo il filo nell'uncinetto. Io quando non faccio la catenella faccio fatica, ma adesso ce la farò in questo modo. Ecco qui. Prendo ovviamente la coda giusta e vado a fare la mia, il mio aggancio. Quindi questa non sarà la prima maglia, ma solo l'aggancio. Rientro. E faccio la seconda maglia. Con un uncinetto tre e mezzo potrebbe essere un po' difficile entrarci. Ecco perché i fori non sono grandissimi. Quindi, se volete, vi trovate più comodi, all'inizio potete usare un uncinetto più piccolo per l'aggancio delle maglie. Quindi andrò a fare due maglie in ogni uh, foro. giunti nell'angolo, vado a fare due maglie. Scusate se mi muovo molto, ma l'aggancio è un po' una catenella e due maglie, quindi sarà un po' difficile farci stare, ecco, quattro maglie nel foro, per quello magari usate un uncinetto più piccolo. Vedete che faccio un po' fatica a entrare e uscire, però ce la si può fare tranquillamente. E Procedo per il resto del giro nello stesso modo, quindi due maglie in ogni foro, arrivata all'angolo faccio due maglie, catenella, due maglie e quindi arrivo fino di nuovo a quest'angolo. Ci ritroviamo qua dove vi farò vedere appunto come ci agganceremo alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, se sentite il rumore è il mio portarotolo, <ride> quindi ecco qua il rumore che sentite arrivate alla fine del giro fate una catenella per sostituire la catenella che manca qui e unite con una maglia bassissima alla prima maglia con catenella vedete che ci siamo ritrovati la catenella dove avevamo l'aggancio quindi abbiamo fatto tutto il nostro giro allora se è giusto perché dipende dal tipo di filato se avete un filato più sottile potrebbero ehm, eh, essere utili eh, più maglie all'interno dei fori io sto usando un filato abbastanza consistente quindi vedete che vado a coprire bene tutti i buchi e soprattutto non si inarca Uh, il, il fondo rimane perfettamente piatto e quando il fondo rimane perfettamente piatto vuol dire che avete il numero di maglie giuste per l'avvio. Quindi ora procediamo con una catenella e faremo una maglia in costa retro per tutto il perimetro in questo modo. Mi raccomando, lavorate tutto. Le maglie ed anche le catenelle, quindi le catenelle che abbiamo fatto nell'angolo vanno lavorate anch'esse. Questo giro ci permetterà, vedete, di alzarci in maniera pulita. Vedete, in questo modo ci alziamo in maniera pulita. Quindi proseguo per tutto il giro. Adesso vi faccio vedere, visto che siamo vicini all'angolo, ve lo faccio vedere che dovete lavorare in tutte. Le catenelle che trovate quindi lavorate sia questa, che è una maglia, sia questa, che è una maglia, sia questa, che è una catenella. Mi raccomando, lavoratele tutte, altrimenti gli angoli non verranno precisi, verranno eh, come se fossero un po' accartocciati. Vedete come viene bene l'angolo in questo modo, ben definito. Benissimo, proseguiamo per tutto il giro nello stesso modo, ovviamente ci rivediamo quando siamo qui. Eccoci arrivati all'ultima maglia, a questo punto lavoriamo l'ultima, sempre in costa mi raccomando, e ci uniamo con una maglia bassissima nella primissima maglia lavorata. Vedete che il lavoro inizia a salire. Questo secondo giro, perché ovviamente il giro d'aggancio non lo calcoleremo come giro, andiamo a farlo a punto canestro, quindi facciamo una catenella, entriamo nella stessa e facciamo una maglia bassa. La prossima maglia non la prendiamo qui, ma sotto. Quindi facciamo punto canestro. La prossima la prendiamo normalmente, quindi da sopra. La seguente sotto, quindi facciamo tutto il giro di punto canestro quindi una sopra, una presa sotto, una presa sopra, una presa sotto, per essere sicuri di prendere la maglia giusta. Guardate sempre: allora, questa è la maglia successiva. E la prendiamo qui sopra proprio nella sua catenella quella seguente guardate dov'è la catenella e andate sotto alla maglia quindi qui non qui ma qui ora il punto canestro dovrebbe essere ehm, già conosciuto come punto però siccome io non do mai niente per scontato e può essere che qualcuno non lo conosca quindi negli angoli mi raccomando, perché negli angoli ci si può confondere, prendere questa maglia in realtà dobbiamo prendere questa. Quindi è come se ci spostassimo leggermente in diagonale. Quindi di nuovo maglia bassa normale, di nuovo vedete dovrei entrare in questa perché questa è lavorata, negli angoli ci si confonde maggiormente. Questa è quella lavorata, guardate dove c'è dentro l'ultima, quindi dobbiamo lavorare questa, andiamo sotto qui. L'inizio del punto canestro, proprio l'angolo è quello che può fuorviare maggiormente, però ehm, una volta presa la mano, vedete io adesso stavo entrando sotto questa, questa è sbagliata perché io l'ho presa già, questa, devo andare sotto questa. Ci dobbiamo leggermente spostare in diagonale per lavorare il punto. Quindi guardate bene dove è già lavorata questa è la maglia, sotto no andiamo sotto questa. Sono uh, cose semplici, però eh, nelle cose semplici è più facile l'errore, perché diamo per scontato che sia semplice e poi entriamo magari nel foro sbagliato. Quindi è capitato anche a me un sacco di volte, quindi do anche a voi questo input per ecco, non sbagliare, perché se no poi saltiamo delle maglie, non ci tornano i conti e diventa tutto più difficile. Quindi questo secondo giro è tutto così. Allora questa l'ho lavorata, vado sotto questa. Quindi proseguiamo ovviamente per tutto il giro in questo modo. Adesso è inutile che lo faccio vedere tutto perché è abbastanza evidente. E mi rendo conto che il blu non è proprio il massimo per la registrazione, però ehm, facciamo che avete capito. No, sto scherzando, sicuramente un pochino si vede, ma in ogni caso vedete il movimento delle mie mani, quindi eh, un pochino si vede. Eh, niente, proseguo col giro e poi ci rivediamo appunto per la chiusura e eh, ripartenza del giro successivo. Come vedete sono arrivata alla fine del giro e già inizia a crearsi questa lavorazione. A rilievo quindi, cosa faccio? Ho lavorato l'ultima, mi vado a congiungere con una maglia bassissima nella prima. Come vedete, nella uh, lavorazione comunque non si nota tanto la giuntura perché eh, abbiamo dei rilievi e, dei, uh, e delle rientranze, quindi si può tranquillamente usare la chiusura normale e non si vedrà quindi facciamo la catenella la prima maglia la lavoriamo sempre eh, normalmente a maglia bassa ed ora non facciamo altro che entrare di nuovo prendendo da dietro la maglia che abbiamo lavorato appunto canestro vedete continuiamo il nostro rilievo quindi la prossima la lavoriamo normalmente questa la lavoriamo da dietro. Poi di nuovo, normalmente non perdetevela perché rimane molto vicina. In questo modo, vedete? Dopodiché allora, questa è lavorata normalmente, questa la riprendiamo da dietro. In questo modo. Di nuovo normalmente la maglia bassa mi raccomando perché la maglia bassa dopo quella a rilievo è talmente vicina che potreste perdervela ve ne accorgete solo perché a un certo punto vedete che c'è la maglia a rilievo quindi vedete io ho fatto la maglia a rilievo rimane un po' nascosta dietro la maglia bassa normale in questo modo quindi di nuovo andiamo a rilievo E di nuovo maglia bassa normale quindi dovrete continuare né più né meno così per tutti i vostri giri perché vedete man mano il rilievo va avanti a prendere forma quindi un forma questa costina 1 a 1 ora io penso questo di non farlo alto come questo vorrei fare più o meno la metà per farvi vedere, appunto, due diversi tipi di eh, porta post it perché se ve lo faccio identico, eh, ovviamente non avete eh, nessun confronto. Quindi ora io proseguo con altri, oltre a quello che sto facendo, due o tre giri, eh, di modo da far vedere bene la lavorazione, insomma. Completarlo. Dopodiché vabbè, mi metto vicino al mio porta eh, ai miei foglietti, e decido l'altezza la, che voglio. Quindi, io direi che più o meno guardate: se io già vado a inserirlo, questo rimane un po' più eh, ecco qua. Vedete, se voglio arrivare più o meno a metà, io penso che devo fare al massimo ancora due giri. Ecco, non tanto altro, tanto alto, mentre l'altro invece aveva più una, uh, una forma dove i post-it vengono tra virgolette affogati all'interno della lavorazione. Ovviamente può essere usato anche come svuotata tasche. Eh? Io adesso ve lo sto facendo vedere come, po uh, come porta post-it, come porta fogliettini per prendere appunti, ma potete tranquillamente usarlo anche come svuotata tasche da mettere all'entrata. Quindi, Proseguo con qualche altro giro e dopodiché lo chiudiamo insieme e vi faccio vedere come si indurisce, anche se vi devo dire la verità questo punto in particolare non necessita di un indurimento perché eh, come voi sapete i punti a rilievo già rimangono più spessi, vedete che crea un certo spessore, avendo questo spessore già indurisce, però dipende sempre dal cordino che utilizzate, per esempio questo è un cordino lavorato con uncinetto numero 3, questo qua se non lo indurivo si afflosciava tutto, questo qui è, è differente la cosa, eh, rimane già in piedi da solo e lo vedete perfettamente in forma, tra l'altro cioè, vedete che anche se io vado a... Ehm, a modellarlo comunque rimane molto in forma non necessita però siccome non vi ho mai fatto vedere come indurisco le cose darò comunque uno strato di indurente inoltre mi ero dimenticata di dirvi che per coprire il fondo per non lasciarlo così nudo useremo eh, una stoffa un feltro qualsiasi cosa io in questo caso vedete in questo avevo messo il feltro sul fondo, semplicemente eh, tagliando la sagoma del quadratino e poi incollandola sul, sul fondo della, del nostro eh, fondino in pelle. Quindi proseguo per qualche altro giro e eh, ci rivediamo appunto per continuare insieme. Arrivati a questo punto, vedete, io ho fatto quattro giri di maglia a rilievo, già sono bella alta. Adesso sembra tutto storto, ma eh, vi assicuro che è dritto. Vi consiglio: ecco, vi do un consiglio: se avete la mano molto stretta, siccome i punti a rilievo tendono a stringere ulteriormente, quindi a arricciare il lavoro, vi consiglio dopo il. Uh, Giro di aggancio di usare un uncinetto più grande, quindi eh, invece del 3,5 almeno un 4 se avete la mano stretta, se avete la mano larga potete procedere tranquillamente nello stesso modo, ora cosa facciamo? Ehm, scusate, sono uscita, facciamo eh, una scusate, sono andata giù larga. Facciamo una catenella. Per ricominciare il giro e semplicemente andiamo a fare due o tre giri di semplicissima maglia bassa per riassestare un attimino ehm, la maglia sottostante perché tende a stringere. Quindi andiamo a fare eh, tutte maglie basse. Quindi vedete, facciamo proprio Ritorniamo nella norma, quindi senza più lavorare eh, in rilievo ma semplicemente a maglie basse. Questo lo fate per 1-2 giri. Adesso ve lo dico subito a seconda di come. Ehm mi viene il primo giro, possiamo fare il secondo, oppure anche un giro di maglia bassa e un giro di maglia bassissima. Vedete, io questo voglio tenerlo molto più basso di questo che poi non è molto bassissimo, però voglio che questo abbia i fogli sotto e questo invece abbia i fogli che escono dal mio uh, porta uh, post-it. Quindi procedo Semplicemente a maglia bassa, e ehm, al termine di giri vi dico quanti ne ho fatti io, ovviamente, sempre a vostro piacimento. Come potete vedere, con anche solo due giri di maglia. Ehm, Bassa, si è riassestato il lavoro, quindi da che stava stringendo ha ripreso una forma eh, bella rettangolare. Allora, in questo caso, effettivamente non richiede grande indurimento perché questo punto, come potete vedere, è già bello duro: cioè, anche se lo piegate, vedete che non avete questa grande necessità di indurirlo. Ora io eh, ho chiuso il punto erroneamente, vado a prendere la mia forbice e vado a... volevo finirlo proprio così, cioè senza una particolare rifinitura, quindi eh, vado a prendere le mie forbici e vi faccio vedere la chiusura del punto ora cosa dobbiamo fare prendiamo un pezzo di feltro io lo prenderò a marrone perché ho il fondo marrone poi a me piacciono i contrasti voi se volete potete prenderlo tono su tono quindi la codina la vado ad accorciare ma la lascio tanto mm, rimarrà incollata sul fondo prendo la mia colla la apro, mi sporco tutta e la vado a vedete passare in questo modo Dipende poi dalla colla che avete, eh? perché da colla a colla c'è differenza. Mi pulisco le mani sul retro del mio feltro e vado a inserirlo all'interno del mio porta post-it, in questo modo. Lo appiattisco bene, facendolo aderire bene negli angoli, in questo modo. Vedete, è una... Cosa molto semplice. Questo non richiede indurimento perché, come vedete, <ride> è già più che indurito. Aspettiamo che asciughi, ma in questo caso non è necessario perché non sta fuoriuscendo dal dal centro quindi possiamo tranquillamente allora vedete ci stanno sia questi però questi ci stanno un po' larghi potrebbe essere comodo ecco se sono larghi appoggiarci la penna se no andiamo ad aprire i nostri post-it e ce li infiliamo allora inizialmente potrebbe essere complicato perché deve prendere un po' la forma il nostro porta post it deve prendere un po' la forma scusate se entro così, non ce la farò mai. Ecco in questo modo, ecco qua. Una volta presa la forma. Sarà tutto più semplice. Ecco qui infiliamo i nostri porta post. -it, che potrebbe essere anche un modo per metterlo in forma. vedete questo rimane leggermente più basso. Togliamo il primo foglio che si è sporcato. Facciamo la nostra bella scritta. Ed ecco qua il nostro post-it. Porta post-it finito. L'abbiamo in due versioni, ovviamente. Poi andremo a attaccare la nostra bellissima etichetta Fungo Label. Ma vedete, abbiamo le due versioni dello stesso porta post-it. Io spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Spero vi sia piaciuto. È veramente semplice. Io l'ho fatto in mezz'oretta, quindi può essere anche utile per uh, un regalino lampo. Ecco. Vi lascerò nei link sotto in descrizione sia eh, il link a Fungolabel per le etichette personalizzate, sia ehm, il link di ehm, la fede in intrecci preziosi per il fondino e il cordino. Io vi dico il cordino che ho usato io, ma naturalmente voi potreste eh, usare qualsiasi avanzino di eh, cordino, tipo vi rimane una rocca smezzata oppure con pochissimo eh, filato, vi basta perché guardate ne ho usato veramente poco, 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 poco. Quindi eh, progettino facile, veloce e per i vostri regalini di Natale io vi invito quindi sempre a guardare nel box informazioni dove io vi lascio tutto scritto uh, vi invito a venirmi a trovare nel gruppo Facebook uh, creando e chiacchierando con Luci and Pucci. e Pucci vi mando un bacione grande ciao ciao e buon uh, lavoro e buona creatività Tchau!